Storie di fantasmi. No, non abbiamo niente del genere. Abbiamo la storia di Jacob, se vuoi sentirla. Vuoi davvero conoscerla? Beh, non dovrei dirtelo, ma va bene. Solo nessuna interruzione. Non ho pazienza per questo. Come descrivere Jacob Emory? Immagino si possa dire che fosse il tipo di ragazzo di cui avresti potuto mai accorgerti. Questo non vuol dire che fosse cattivo, in nessun senso. Molte persone in questa città pensavano che fosse una persona affidabile, ma non eccelleva in nulla. Era la prova vivente dietro l'affermazione tutto fare, asso di nessuno. Non è vero che fosse stupido o qualcosa del genere, semplicemente il ragazzo mancava di volontà. Si buttava a capofitto su tutto ciò che questa città poteva offrirgli, vendita di automobili, programmi radiofonici, gestioni aziendali. Qualunque cosa gli passasse per la testa, quello partiva in quarta. Ma non si era mai dedicato davvero in nessuna di queste cose. I suoi amici alle volte lo seguivano in queste avventure, gente paziente, gente semplice, lavoratori. Ma sapevano anche loro che non sarebbe durata. Probabilmente era inevitabile che Jacob partisse per andare all'estero. Non ricordo dove sia andato, ma penso che Gertrude in fondo alla strada lo sapesse. Ora è morta. Dovrei chiedere a qualcun altro se sei curioso. In ogni caso, nessuno ha nemmeno provato a fermarlo. Tutti pensavano che un piccolo viaggio gli avrebbe cancellato l'ambizione, oppure l'avrebbe alimentata fino a quando non sarebbe stato più un problema. Diavolo, gli abbiamo persino organizzato una festa di commiato. Una cosa carina. Juanita preparò uno stufato che ancora ce l'ho sullo stomaco. Quindi se n'era andato. Per 6-7 anni. Non riesco a ricordare. Dovrei verificare magari con qualcun altro, ma non importa. Alla fine è tornato ed era cambiato. Amabile, energico, sorrideva tutto il tempo. E poco dopo abbiamo scoperto anche il perché. Ci ha mostrato questo souvenir che si era portato dietro. Un solido bastoncino nero dalla lunghezza di una matita, della consistenza del gesso. Ci siamo tutti chiesti come mai una cosa così semplice lo rendesse così allegro. Prese un pezzo di carta e con questo bastoncino, Dio, deve esserci una parola migliore, con questo bastoncino lui disegnò un cerchio, grezzo. E il cerchio cadde come una pietra e restò sul bordo del foglio. Non lasciò il foglio, ma si spostò su di esso come la proiezione di un vecchio film. Ora, figliolo, io lo so quanto questo possa sembrare folle, ma se vuoi fare lo scettico puoi anche andartene e lasciare questo vecchio ai suoi deliri. Ma io so quello che ho visto. Non importa quello che ti diranno. E quello, Jacob, dico. Fece andare la carta e appena la mosse, la pietra iniziò a girare sul foglio inclinato. E continuava a fare le sue dimostrazioni a questo punto, perché poteva fare di tutto, capisci? Fece degli omini stilizzati e gli faceva fare la roba che voleva. Intendo come farli combattere, giocare, fare acrobazie. Proprio come al cinema. Era una cosa incredibile. Eravamo tutti senza parole. Che diavolo avremmo dovuto dire? Comunque, questo era tutto quello di cui aveva bisogno. Ci sei la conferma che aveva tra le mani qualcosa di grosso. E allora si mise in testa di organizzare spettacoli per pagare l'affitto, il cibo, cose così. Avrebbe disegnato tutto ciò che gli avrebbero chiesto durante lo spettacolo. Ora, essendo che non era una situazione esattamente normale, ci abbiamo parlato con Jacob. Perché tutto fosse etico, si capisce, che tutto quello che disegnasse fosse sicuro e che soprattutto non facesse niente fuori dalla città, perché, insomma, non era una cosa normale quella che faceva lui. Quindi bisognava mettere le cose in ordine, farle per bene. Povero ragazzo. Alle volte guardo indietro, sai, lo fanno anche gli altri. Eravamo tutti presi da quella cosa e non ci siamo resi conto della situazione. Penso che forse avrei potuto salvare quel disgraziato, spezzargli a metà quella cosaccia maledetta. Ma ero più giovane al tempo, lo eravamo tutti. E non pensavamo ci fosse niente di male nell'incoraggiarlo, insomma, pensavamo che fosse una cosa fantastica. Dove eravamo?
Ai tempi qui non arrivava granché di radio e televisione, e internet non ne parliamo neanche. Quindi ha iniziato a pubblicizzare il suo show con dei volantini. I volantini potrebbero non significare nulla per voi. Voi delle grandi città, intendo. Ma dalle nostre parti ci facevi gli affari migliori coi volantini. Per di più Jacob ci faceva saltare su e giù piccole figure. E la gente mica l'aveva mai vista una cosa simile, quindi al suo primo spettacolo c'erano una sessantina di persone. E erano fantastici gli spettacoli di Jacob. Qualcuno gridava la scena di una commedia o uno sketch, e la mano di Jack volava su un muro bianco come un uccello. Si era trattenuto quando aveva fatto quella semplice pietra per noi. Quella era solo una dimostrazione. Le sue illustrazioni erano tutte azzeccate. Erano scene davvero ben fatte. Potevi vedere un cavaliere alla carica verso il castello, e Jack ti disegnava anche l'interno del castello, come quando dividi una torta a metà. Potevi vederci dentro le cose che faceva. Il cavaliere che scala le mura, combatte attraverso i livelli fino alla sala del trono, salva la principessa e fa un salto dal parapetto del castello sul cavallo e se ne fugge via, tutto in completo silenzio. Non era realistico, no, ma faceva parte del fascino, capisci? Nessuno andava lì aspettandosi qualcosa di reale. Quando una scena era finita, i personaggi lasciavano il muro e lui ridipingeva di bianco. La cosa era chiusa lì. Gli spettacoli erano programmati per questa tempistica. Il posto in cui li faceva aveva quattro pareti e lui li pitturava di bianco, a rotazione. C'era un che di rassicurante con il fatto che una volta che la storia di una parete si era conclusa, poi fosse in qualche modo coperta, capisci ragazzo? Era come se si mettesse un punto e tu stavi certo che le cose che erano successe lì fossero sparite. Erano andate via. Jacob nel frattempo stava cambiando, in modo negativo. Da quando era tornato era estremamente energico, come ti ho detto, no? Bene. Quella energia, quella vitalità o fervore, come vuoi chiamarlo, non lo aveva più lasciato. Al contrario, sembrava crescere. Aveva sempre gli occhi gonfi, dormiva poco. Era sempre nervoso, il bastardo. Appena gli dicevi qualcosa che non gli stava bene, gli saltava subito la mosca al naso. Se non eri d'accordo con lui, non ci metteva niente a dare di matto. Dopo i primi spettacoli, il pubblico di Jack iniziò a crescere. Si spargeva la voce. Quasi tutti in città hanno pagato per vedere l'arte di Jacob Emory. E lui ha dovuto affittare sempre posti più grandi per forzare il pubblico seduto. E non si fermava più tra uno spettacolo e l'altro. Non c'aveva tempo di stare lì a ridipingere il muro. Quindi alle volte succedeva che le cose dello spettacolo prima si mischiassero a quello successivo. La gente lo adorava e quindi lui continuò a farlo. E dopo qualche altro spettacolo non ci furono neanche limiti. Le cose diventavano selvagge, immorali. I mostri che venivano fuori erano sempre più bizzarri, i combattimenti sempre più violenti. La folla ne voleva sempre di più. Non era mai abbastanza. Jacob continuava a essere sempre più indisponente nei nostri confronti. Gli dicevamo di andarci piano, che quella roba stava iniziando a diventare strana. E quello, se prima era un ragazzo con la quale ci si poteva discutere con calma, ora non si poteva più senza alzare la voce. Abbiamo pensato fosse dovuto ai soldi, alle altre cose. Insomma, aveva iniziato a bere, a fare il donnaiolo. Non che questo nuocesse alla sua arte, anzi. Ora, giovane, avrai capito che siamo come una comunità qui. Ci prendiamo cura l'uno dell'altro. E quando cresci in posti del genere sei anche abituato a non avere segreti. Se combini qualcosa, insomma, lo sanno tutti. Alcune di quelle donne dicono di essersi svegliate nel cuore della notte. Quello si era alzato a scarabocchiare con quel bastoncino su un blocco da disegno con un sorriso gigantesco sul viso. Ovviamente quelle hanno pensato subito che le stesse disegnando nude. Ma tutte le ragazze che hanno poi guardato cosa stava facendo in realtà, quelle che non se ne sono andate via subito terrorizzate, hanno detto che non era così. Quei pochi che hanno visto gli schizzi hanno detto che quei disegni non erano assolutamente immagini di nudo. Ma nessuno mi ha mai voluto dire che cosa avesse combinato in realtà. Ti do una dritta, ragazzo, perché se non te ne sei ancora andato significa che ti frega qualcosa di questa storia. Non perdere tempo a cercare i volantini di Jacob o qualcuno dei suoi album. Non esistono più, te lo garantisco. Sto andando fuori strada.
torniamo al punto. Si era attaccato alla bottiglia, e questo è importante, perché è quel bere alla fine che avrebbe rovinato tutto. Ricordo quella notte, durante l'esibizione, stava camminando davanti alla folla esultante ed era completamente ubriaco, non si reggeva in piedi. Ero in prima fila io. Potevi sentire l'odore del bourbon a 3 metri di distanza. Lo spettacolo era iniziato come al solito e lui aveva preso a disegnare la roba che il pubblico gli suggeriva. Poi qualcuno gli ha suggerito di disegnarsi lui stesso. All'inizio ha rifiutato. Poi, sotto la pressione delle richieste, ha consentito. Appena Jacob ebbe finito di tracciare l'ultima linea di se stesso, accadde qualcosa di orribile. Tutto si fermò. Tutte le altre sue creazioni si fermarono e iniziarono ad osservare il nuovo arrivato. Il disegno dell'autore, che disegna se stesso. Gli amanti hanno smesso di baciarsi. I clown hanno smesso di ridere. I robot hanno smesso di combattere. I pirati di navigare. Tutto quel cumulo di animazione delirante si è fermato e ha guardato l'illustrazione di Jacob. E lo ricordo il viso di Jack in quel momento. Pallido, spaventato, pieno di una terribile comprensione. Aveva fatto qualcosa che sapeva di non dover fare. Affannato, allora, ha cercato disperatamente i barattoli di vernice bianca che si era dimenticato di mettere fuori prima dello spettacolo. E tutti gli altri, tutti stavano solo guardando il falso Jacob. Se avesse avuto a portata la vernice, forse avrebbe potuto rimediare al suo errore. La sua copia, a quel punto, si frugò nella tasca e dalla giacca tirò fuori un bastoncino nero e disegnò una porta. E quella porta si aprì, permettendogli di attraversare la parete. Il resto è stato un assoluto pandemonio infernale. La gente urlava, correva, mentre i personaggi di Jacob, sia quelli che stavano sul muro che quelli usciti in precedenza, prima di essere coperti, correvano fuori dalla porta. Tagliavano, colpivano e sparivano. Soffiavano fuoco, veleno. Era un caos impossibile. Ero abbastanza vicino all'uscita per scappare, ma riuscii a dare solo un'occhiata dietro di me. E quella scena mi perseguiterà per sempre. Jacob Emory veniva trascinato dalle sue stesse creazioni, scalciando e urlando attraverso la porta che aveva realizzato la copia di se stesso. L'auditorium è andato a fuoco, ovviamente. Non ho idea di quanti personaggi siano scappati, né di cosa sia successo al falso Emory. Quante persone siano morte. Sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia e tutto quanto. Poi tu ci puoi anche non credere, ma è arrivata la gente del governo. Insomma, quelli secondo noi neanche sapevano che esistesse questo posto. Comunque sia, hanno preso i volantini e tutte le opere d'arte di Jack. E alla gente hanno iniziato a raccontare che era meglio non dire quelle cose in giro, perché erano solo fantasia. E probabilmente Jacob faceva le cose che faceva tramite l'uso di gas o altre sostanze. Dicono sia stato proprio a causa di quel gas che l'auditorium prese fuoco. E che vuoi che ti dica? Alla fine siamo tutti andati avanti con le nostre vite. E Jacob Emory, qui dicono tutti che non sia mai esistito. A posteriori mi rendo conto di tutto. Jacob non stava creando illustrazioni, no. Le illustrazioni non si muovono davvero. Sono solo immagini. Immagini che le persone vedono. Ombre che a un certo modo ti fanno credere che si muovano. No, no, no. Jacob creava cose reali, quanto te e me. Creava la vita. Usando quel potere che lui chiamava la sua arte e che non sarebbe mai dovuto cadere nelle mani dei mortali. Sono convinto di questo. Si è ubriacato di potere, e la sua punizione è stata probabilmente ben meritata.
Quelli del governo hanno fatto un ottimo lavoro comunque, nel mettere a tacere tutto quanto. Un lavoro pulito. Ma hanno commesso un paio di errori e lasciato qualche prova. Le rovine dell'auditorium, per esempio, sono ancora lì. Non hanno nemmeno messo dei sigilli. Qualche anno fa girava voce che qualcuno avesse comprato quei terreni e che ci volesse costruire qualcosa. Non so. Io c'ero tornato una volta, tanti anni fa, una volta sola. C'era qualcosa che si contorceva tra le macerie. Era la mano di Jacob, la mano che aveva creato. Si agitava costantemente come se il corpo a cui dovesse essere attaccata si stesse ancora contorcendo. E le sue creazioni? Hai visto venendo qui quei prati d'erba alta alla periferia della città? Non andarci. Tu sei venuto qui per questo, non è vero? Perché hai sentito delle figure bianche che girano di notte da quelle parti? Mi spiace, ragazzo. Questa città non ha storie di fantasmi. Puoi trovare la storia originale in inglese sulla wiki di Creepypasta Fandom. Lascio il link in descrizione, insieme a tutti i canali di Arsenico Nero dove ti invito a seguirmi. In particolare, vi suggerisco di seguirmi su Instagram, dove pubblico ogni giorno nuovi contenuti e porto avanti la serie Una lettura. Se hai una storia che vorresti venisse letta, non esitare a contattarmi. Grazie per l'ascolto.